un fragile asilo e ho realizzato da Marco Koslovich. Marco Koslovich, che ho il piacere e l'onore di conoscere da moltissimi anni, è uno storico e un insegnante. Come storico, studioso e ricercatore di storia contemporanea, ha pubblicato molti libri, vari saggi sui lager nazisti. Marco Koslovich però non guarda soltanto al passato, guarda anche al presente. Guarda al presente come insegnante e come volontario che insegna le lingue appunto agli immigrati che sono nella nostra città. Questa esperienza gli ha suggerito la realizzazione di questo film, Un fragile asilo, in cui viene raccolta la testimonianza di Jacob Muhammad, un rifugiato pakistano. Sono in stazione in Zilos. Oltre l'85% dei rifugiati non sta in paesi ricchi o paesi mediamente, diciamo, no? Benestanti, una minima parte sta quindi praticamente in una situazione di effettiva protezione. La stragrande maggioranza dei rifugiati vive in condizioni di precarietà assoluta, sia materiale che giuridica, perché in paesi terzi, paesi vicini ai paesi del conflitto, come nel caso per esempio il Pakistan. La Turchia, no, al momento è nota sulla sua posizione e anche il suo ruolo estremamente ambiguo sullo scenario internazionale. Se noi dovessimo fare un vero programma internazionale di distribuzione delle presenze dei rifugiati, l'unica conseguenza che avrebbe è che noi dovremmo prendere molti di più e aumentare soprattutto per gli arrivi sicuri, che in questo momento sostanzialmente non esistono. Sempre il rapporto dell'Alto Commissariato ricorda che gli arrivi organizzati, sicuri, che si chiamino reinsediamento, che si chiamino canali umanitari, che si chiamino relocation, o insomma nelle varie forme, hanno interessato nel 2016 poco più di 200.000 persone. Ci sono temi che io ritengo importanti, che dobbiamo affrontare, metabolizzare, confrontarci, e la nostra idea è quella, abbiamo già realizzato alcune interviste con alcune donne, ma mi muovo insieme con l'ICS per fare un lavoro che penso di chiamare donne dell'altro mondo, invece che cose dell'altro mondo, le donne che vengono non solo però dell'area appunto pakistana, afghana, islamica, ma abbiamo intercettato anche donne provenienti dall'est europeo piuttosto che dall'America Latina, piuttosto che dall'Africa. Volevo dire che la mia idea insieme a Gianfranco era quella di distribuire nelle scuole questo video, corredato da un piccolo libricino che dà alcuni dati generali, in modo che un insegnante possa attingere alcuni dati. Perché quando sono arrivati qua in Italia, in questo tempo nessuno parla solo ciao. Che cosa è questo ciao? Quando sono uscito dalla stazione ho visto tutte persone che parlano un'altra lingua, quello che io non capisco. Prima di questo grazie a ICS, grazie a tutti gli insegnanti e altri per questa lingua italiana, e dopo anche tante cose come per la salute, appartamenti, eccetera. La mia domanda è questa, perché comunque il cittadino che è al di fuori dai meccanismi dell'accoglienza, della politica, di tutto quanto, vive questa situazione con un certo disagio, se non addirittura con una sorta di paura, ma noi sappiamo molto bene che la paura è una sensazione, un qualche cosa che non è detto che poi si concretizzi effettivamente nella realtà. Ma la paura è un buon sentimento entro termini ragionevoli, sta a chi opera nel settore, a chi tenta di promuovere iniziative culturali, a chi tenta di interfacciarsi, eccetera, intercettare questo sentimento, gestirlo e lavorarci sopra. L'indifferenza sarebbe molto più, come dire, inquietante. È una città come Trieste, una città che non ha paura e da sempre è stata abituata al diverso. Io penso che invece il triestino, casomai, sa paura della politica che trova assente. Non hanno tanto paura di loro, quelli che vivono qui da noi. Hanno una fobica certezza che
che per dare a loro si porta via a noi. Perché c'è gente che a Trieste, per esempio, ha distrutto le certezze di varie vite, parlo del fallimento delle coop, per fare giochi di prestigio per conto proprio, ed erano tutti italianissimi. Quindi non è una questione dei politici o la politica, che il problema fondamentale è che nessun migrante richiedente asilo eccetera ha mai portato via niente a noi. A portarci via i nostri diritti sono quelli che li hanno progressivamente smantellati. Il sistema oggi, il sistema di accoglienza in Italia non è pensato, non è strutturato per seguire i percorsi delle persone, cioè è indifferente ai percorsi di vita delle persone. Si cerca di mettere, no, nel sistema un significato, un senso, una finalità sociale per i singoli e per la collettività. E questa non c'è. Questo vuoto, e dobbiamo sforzarci di riempirlo. Poi è chiaro che la politica, guardate, arriverà, è la cosa più nobile e più bella che ci sia al mondo. E noi dobbiamo batterci per questo. E la democrazia ovviamente è un albero fragile. Nelle dittature funziona tutto perfettamente bene, e qua siamo malmessi, vabbè, d'accordo. C'è una bella frase che ha detto Don Paolo Iannaccone, che è il parroco di Santa Teresa del Bambino Gesù, e ha detto: gli immigrati bisogna vederli in faccia, guardarli negli occhi, conoscerli per capire. Non chiuderemo però con gli incontri che dedicheremo all'immigrazione, a questo, anche perché il problema dell'immigrazione purtroppo non si risolverà certamente a breve, e quindi il circolo della stampa è aperto anche a eventuali proposte per parlarne, per ampliare il discorso. Grazie a tutti per essere intervenuti, grazie a Marco Koslovic per il suo filmato, grazie a tutti gli altri. Mi piace la libertà.